Parliamo con Marco Farina del Tognetto, che perde per 3-2 ma accede ai playoff qua a Gorgonzola. Allora, due set vinti giocandosela punto punto, avete fatto meglio nei momenti decisivi? Sì, il nostro obiettivo ovviamente era riportare a casa quanto prima il punto che ci mancava. E abbiamo giocato due buoni set contro una squadra che comunque sapevamo essere molto molto arcigna, e quindi con tutte le dovute attenzioni, perché era facile perdere e andare in balonda noi altri sedise, nel senso che dopo si è visto che una volta 22 set abbiamo ceduto di schianto psicologicamente. Quindi un buon campionato da parte vostra, era il vostro obiettivo i playoff? Ma no, noi siamo una neopromossa e quindi ci interessava fare un campionato di tranquillità, senza grossi problemi. Ci siamo trovati poi a lottare nelle prime posizioni e ci siamo stati. A un certo momento abbiamo avuto un blackout per colpa degli infortuni e abbiamo giocato male per 4-5 partite, che tra l'altro erano con le ultime in classifica, e ci stavamo mangiando tutto. Adesso che l'abbiamo ripreso per i capelli questo playoff, andiamo per giocarsela. Poi come andrà a finire il playoff è sempre un punto di domanda. Adesso cosa succede, come si affrontano queste gare di spareggio? Intanto bisogna affrontarle con la giusta determinazione. L'importante è avere la birra in corpo, perché il campionato è stato molto equilibrato, quindi non ci sono state assolutamente partite facili, e quindi il dispendio di energie è stato elevato. Adesso bisogna, oltre a cercare queste nel fondo, trovare le risorse psicologiche per affrontare tutte le squadre che saranno sicuramente le squadre di alto livello. Ma si puntano, ormai siamo arrivati a far 30, si fa anche 31, si punta a vincere i playoff? Ma è difficile, dovremo affrontare partita dopo partita non pensando al risultato finale, ma pensando a giocare al meglio di quello che possiamo fare. Vedremo, perché bisogna vedere come anche le altre squadre arrivano. Probabilmente nel girone C, secondo me, c'è stato meno equilibrio, cioè c'è stato più meno equilibrio, cioè maggiore differenza fra le prime quattro della classe e le altre, e quindi magari qualche partita, qualche riserva in più ce l'avranno. Vedremo.